Attention Game, atto primo potremmo dire, no? Perché oggi è stata presentata, tra l'altro per quanto riguarda la comunicazione del digital, ma con promesse di andare ben oltre Autofome e un domani magari anche la TV. Sì, premesse, perché comunque la ricerca è particolarmente ambiziosa sia per la quantità di tempo che come team di lavoro ci abbiamo dovuto dedicare e anche poi banalmente da un punto di vista economico, per cui ringrazio fin d'ora tutte le 26 concessionarie che hanno deciso di partecipare a questa sfida insieme a noi, lavorando quotidianamente con il team di Waymaker e di Group M nella realizzazione di questo progetto. In questo momento è legato al video in ambito digitale. L'ambizione, come giustamente dicevi tu, è renderlo una metrica sempre più sistemica e quindi allargare a tutto il mondo dell'addressable, tutto il mondo del digital autovome e sperabilmente anche al video, alla TV lineare. Resta che insomma la nostra attenzione dura 3,5 secondi, il battito di ciglia, però avete scoperto anche che non è così immediato il primo secondo, ma può diciamo ripresentarsi, quindi va misurata continuativamente. Sì, quello che abbiamo misurato 3,5 secondi, mi preme sottolinearlo, su 15 secondi, perché poi i formati duravano 15 secondi, non sono consecutivi questi 3,5 secondi, quindi come Julian diceva a inizio presentazione, se fino ad oggi abbiamo pensato che avremmo dovuto fare pubblicità tutto subito all'inizio, invece questo ci sta dicendo che dobbiamo ripensare alle regole nel quale giochiamo e come trattare la pubblicità, e sappiamo che l'attenzione è 3,5 secondi, poi per smuovere dei KPI di brand l'attenzione a volte ha delle soglie anche più basse, per esempio abbiamo visto che 0,5 secondi già smuovi qualcosa nella top of mind e 2,5 invece per la brand favorability, perché hai bisogno di più tempo per entrare in contatto col consumatore. Mi è sembrato di cogliere dalla tavola rotonda che avete poi organizzato nella presentazione, insomma, che le aziende UPA siano un po' spaventate dal numero di KPI che questa ricerca presenta. È il caso, insomma, di darle ragione oppure c'è un modo di semplificare? È un dibattito aperto, da cui Federica conosce molto bene, essendo anche un po' lei in questi tavoli istituzionali. Il nostro obiettivo è, come agenzia, è quello di andare sul mercato con i nostri clienti e con altre aziende a cercare di semplificare questo processo, partendo da quello che c'è ed è le metriche che ad oggi già utilizziamo, nell'obiettivo soprattutto di migliorare la qualità delle nostre campagne e di conseguenza sperabilmente spendere bene e meglio i soldi che i clienti e le aziende ci confidano. Un lavoro che risottolinea l'importanza di fare sistema, l'avete detto, hanno aderito tutte le concessionarie meno una, non facciamo nomi ma si capirà chi è, ma anche di fare sistema tra pianificazioni e contenuti, perché insomma l'ha risottolineato Kantar, il 51% dell'efficacia delle campagne è dovuto al media, ma il 49% alla creatività, e la creatività è sottotono, cioè stiamo scendendo a un livello sempre più basso e, se mi posso permettere di dirlo, anche l'intelligenza artificiale e contenuti magari che verranno prodotti a poco costo spaventano in tal senso. Sì, sono oggettivamente sfide aperte, soprattutto nel territorio dell'intelligenza artificiale, non sappiamo dove ci porterà il percorso. Io trovo interessante comunque valutare e considerare sempre tutti gli elementi in gioco, poi ognuno se ne fa una propria opinione dopo aver testato, sperimentato, che rimane sempre l'elemento essenziale. Ci sono temi di mezzo e contenuto che stanno tornando, non è una novità, è che per qualche anno poi ogni binario è andato un po' per i fatti suoi. Ci sono temi legati all'intelligenza artificiale, come dicevi tu, ci sono temi legati all'efficienza delle attività di comunicazione, alla frammentazione, alla difficoltà di costruire dei piani che raggiungano delle reach, delle coperture, per cui una quantità di test di consumatori importante che possa poi generare delle vendite interessanti per le aziende, come scarico la frequenza all'interno di canali diversi, come la misuro, per cui sono una serie di elementi veramente da un certo punto di vista complicati, dall'altro affascinanti per chi fa questo mestiere come lo facciamo noi, perché siamo qui per cercare di aiutare proprio le aziende a capire come interagire all'interno di questo ecosistema, tenendo in considerazione sempre un solo singolo risultato. Devo fare una vendita in più domani rispetto a quelle che hanno fatto oggi. Qual è l'aspetto, insomma, gli aspetti della ricerca che ti hanno più sorpreso? Studiare il cervello umano, sicuramente, questa è stata la cosa più sorprendente, perché poi il resto eravamo preparati a essere, diciamo, catapultati in un mondo pieno di numeri, però il cervello umano è, come dicevo, una macchina affascinante
e che ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Quindi è una materia lontanissima, se pensi, dal media, però può essere semplificata attraverso degli indicatori. A proposito di indicatori, mi aggiungo alla domanda che facevi prima, Julian. È vero che noi abbiamo messo sul tavolo tanti indicatori, ma li abbiamo anche semplificati con un solo indicatore, che è il Quality Effectiveness Score. Quindi abbiamo complicato, ma per poi andare a semplificare, a trovare un indicatore unico che ottimizzerà le nostre campagne. La ricerca ovviamente è già disponibile, siete già al lavoro con delle aziende? Da domani andiamo in tour, diventa The Attention Tour, altro che The Attention Game. Andremo da tutte le aziende che siano aperte a capire quanto efficaci sono i loro piani digitali.